Salve a tutti. La pandemia, l'emergenza sanitaria ha colpito duro tanti settori. Sicuramente ha colpito molto forte il settore della cultura, del turismo e dello sport. Anche nei rapporti con gli enti pubblici ci sono luci e ombre. Tutto questo ce lo facciamo raccontare oggi in questa intervista da Serena Mizzan, presidente regionale di Federcultura, Turismo e Sport di Confcooperative. Presidente Mizzan, il settore turistico e culturale è stato molto penalizzato da un anno che non finisce più di pandemia. Qual è la situazione regionale? Un breve quadro. Beh, innanzitutto quello che dice lei, un anno che non finisce più. I problemi sono giganteschi e lo sappiamo tutti. Io non credo che sia necessario o sia utile fare delle graduatorie, è una situazione drammatica per tutti. È di tutta evidenza che nel nostro caso però le ripetute e continue chiusure dei musei, dei teatri, dei cinema, l'impossibilità di fare spettacoli che perdura da così tanto tempo, ha creato una situazione che sta veramente diventando ingestibile. Le imprese sono in gravissima difficoltà. È vero, siamo stati in parte sostenuti dagli enti, riconosciamo alla regione la tempestività dell'intervento, è stata una delle prime regioni in Italia ad intervenire con dei provvedimenti che hanno permesso per esempio la conferma dei contributi per le attività culturali che erano già stati assegnati nel 2020. Però, parliamoci chiaramente, non è con i ristori che si risolve la situazione. Io credo che sarà necessario arrivare a degli interventi molto profondi e soprattutto che vadano avanti del tempo. Più è lungo un periodo di crisi, più sarà lungo il periodo necessario per la ripresa. Giustamente si guarda già al futuro e questo diciamo che magari è uno spiraglio di ottimismo, ma nel frattempo bisogna portare avanti le aziende, bisogna portare avanti le imprese con le persone, con tutte le strutture che sono già in atto, già in essere e che hanno bisogno di operare. Ecco, quindi come accennava lei, i ristori, i sostegni stanno arrivando, sono arrivati, sono sufficienti, si riesce perlomeno a traguardare anche con questi aiuti un'apertura futura. Ora lei mi fa una domanda alla quale necessariamente io devo rispondere che non sono sufficienti, perché non potrebbero mai essere sufficienti dei ristori a recuperare una situazione così difficile e così compromessa. Le nostre imprese hanno dovuto attivare la cassa integrazione, con i ristori hanno potuto far fronte ad alcune spese fisse che non sono in nessun modo derogabili. Ripeto, questo può servire a tamponare la situazione. Noi dobbiamo fare in modo che le imprese rimangano in vita perché possano riprendere. Lei ha fatto riferimento al futuro. La cultura è potentemente impegnata nella costruzione del futuro per sua natura. Chi si occupa di cultura riflette per poter progettare e per poter andare avanti. È quasi naturale per noi essere proiettati nel futuro, ripensare. Molti di noi hanno rivoluzionato la loro attività, perché non basta rimanere vivi come impresa. Per noi è importante anche continuare a alimentare il nostro pubblico, che siano musei, che siano cinema, che siano teatri, che siano soggetti che preparano e organizzano eventi. Il nostro pubblico ha diritto di continuare ad avere dei servizi. Molti di noi hanno attivato moltissimi servizi online che comportano dei costi che noi non possiamo ribaltare sul nostro pubblico. In questa situazione, perché noi soffriamo di una doppia crisi, la crisi che investe noi come impresa e la crisi che investe l'intera popolazione che si trova ad avere una disponibilità di denaro estremamente ridotta e quindi non ha la possibilità di spenderlo per acquisire servizi culturali. Benissimo, ma intanto c'è ancora il presente che incombe e il presente vuol dire per tutte le imprese della cultura, dello sport, del turismo avere a che fare molto spesso e anche correttamente con gli enti pubblici. Quindi in tema di appalti, in tema di affidamenti, che problematiche ci sono? Perché anche qui forse snellendo qualcosa, migliorando, si potrebbe vedere qualcosa di positivo per il futuro. Beh, io credo che quando c'è una crisi bisogna sempre cercare di trovare anche nelle crisi qualcosa di positivo. E cosa può essere di positivo in una crisi? Il cambiamento. Alla base di un cambiamento c'è sempre una crisi. Che cosa sta accadendo?
devono essere rifatti dei bandi, devono essere fatte le gare d'appalto per gestione di luoghi di cultura. Ora, io credo che dopo questa crisi noi dobbiamo fare in modo che sia sempre più chiaro e evidente, e la crisi ce l'ha mostrato, come i servizi che vengono realizzati all'interno dei beni culturali, ripeto, teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche, sono servizi ad alta professionalità. E io credo che le imprese culturali possano dare un contributo significativo a questo. C'è un però. Deve essere chiaro nel momento in cui le amministrazioni pubbliche predispongono le gare d'appalto per la gestione di questi servizi che c'è una significativa differenza tra i vari servizi che essi mettono a bando. Molto tempo fa, con la legge Ronchey, fu introdotto il principio, anzi direi la terminologia, dei servizi aggiuntivi. Quella legge ebbe il grande valore di dare la possibilità di esternalizzare, chiamiamo così, alcuni servizi e li chiamò servizi aggiuntivi. Ora sono passati molti anni, sono passati più di 30 anni. Quelli che allora erano definiti servizi aggiuntivi sono in realtà i servizi fondamentali delle istituzioni culturali, sono la base della vita stessa. Quindi non possono essere assimilati a servizi, diciamo, a minore valore aggiunto, senza nulla togliere ovviamente a diverse professionalità. Penso all'assistenza al pubblico, all'accoglienza del pubblico. Sono diventati servizi, nella nuova organizzazione dei servizi culturali, che richiedono una professionalità speciale, che è quella tipica che troviamo all'interno delle imprese culturali. Non vanno confuse con altre professionalità. Noi, con il nostro personale, dobbiamo fare grossi investimenti in formazione, per esempio. Questo comporta dei costi dal punto di vista dei costi del personale. Orbene, se gli enti pubblici vogliono che all'interno delle loro istituzioni culturali ci siano dei servizi di qualità, è assolutamente necessario che questi servizi siano gestiti da imprese che hanno delle professionalità ad alto valore aggiunto, e questo ha dei costi che vanno riconosciuti.